giuria abbia l'imbarazzo della scelta nel votare i tre finalisti. Ma ora parliamo del premio Irene Brin. Vorrei chiamare accanto a me l'amministratore delegato di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone. Benvenuto. Allora, insieme a lei vorrei anche, insomma, chiamare il vincitore del premio Irene Brin 2011, perché sarà lei a consegnargli il premio. Dal 1969 l'Accademia dedica questo premio a questa grande protagonista, giornalista, scrittrice, che è stata, insomma, Irene Brin. E quest'anno l'ex allievo è Matteo Russo, che prego di raggiungerci. Matteo Russo, che ora è assistente creativo di Thomas Meyer al Prêt-à-Porter di Bottega Veneta. Allora, dottor Napoleone, quanto è importante investire sui giovani? È determinante. Devo dire che oggi lo si sta facendo molto più che in passato. Questa sfilata lo dimostra, così come le sfilate vengono fatte da tutte le scuole che in Italia si stanno impegnando per aiutare i ragazzi e i nuovi talenti ad affermarsi. Il percorso che ha fatto Matteo mi sembra un percorso già straordinario, perché ha avuto la possibilità di lavorare in ottime aziende e adesso è accanto a uno degli stilisti forse più in gamba della scena internazionale. Per lui prendere il premio Irene Brin è una responsabilità, perché Irene Brin è stata, insieme a Giovanni Giorgini, veramente il motore del lancio della moda italiana nel mondo. Lo è stata lei come scrittrice, come giornalista, come gallerista con l'Obelisco, veramente uno dei grandi personaggi. Quindi non è uno dei tanti premi che in Italia vengono dati forse troppo spesso. È una responsabilità in più che Roma ha un ragazzo che ha già fatto gran mestiere, a cui probabilmente, se continuerà a lavorare così, potranno aprirsi le buone strade. Bene, la ringrazio. Sì, facciamo la consegna del premio. Si mette a suo fianco, così anche per le foto. Guardate i nostri fotografi. Personalmente, siccome come Fondazione Discovery, non tanto per fare pubblicità a Pitti Immagine, anni fa pubblicammo un libro su Irene Brin, che non so se c'ha. E quindi, oltre a prendere il premio, oltre a dover lavorare ancora con Meyer, deve leggere questo e mandarci un sunto. Senz'altro. Mancherà. Allora, io vorrei fare una domanda anche a Matteo. Matteo, dai banchi dell'Accademia al lavoro vero e proprio, cosa è cambiato e qual è il consiglio che tu daresti ai tuoi ex colleghi? Il consiglio che do è di continuare a fare quello che stanno facendo, perché era stata una sfilata bellissima, assolutamente nuova, con tante idee personali, e quello che cambia è da scoprire, ed è bello. Bene, allora grazie e complimenti. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Allora, io vorrei anche che mi raggiungesse l'assessore Davide Bordoni, assessore alle attività produttive, perché sarà lui a premiare. È pronto, assessore, buongiorno. E vorrei chiederle, in un momento difficile del paese, anche di crisi economica, come si fa a non mollare tutto e a cercare invece di investire sempre di più nelle nuove generazioni? Bisogna fare sinergia istituzionale, bisogna puntare sui giovani. Io credo che sia una grande opportunità, in particolare a Roma, con questi eventi, ma soprattutto Roma ha una grande eccellenza, tante scuole di alta formazione, tante università che veramente possono dare al paese una nuova classe dirigente in tutti i settori delle attività produttive e non solo. Bene, la ringrazio e stia qui con me, perché fra poco avremo i risultati. Io vorrei intanto invitare la nostra presidente Fiamma Lanzara, presidente dell'Accademia di Costumi e Moda, a cui va un grosso applauso per l'impegno che mette ogni anno in questo final work, in questa avventura. E la nostra coach d'eccezione Liliana Tudini. Liliana, vieni qui con noi. Io vorrei chiedere alla nostra presidente, ogni anno una nuova emozione, ogni anno, no, un nuovo trampolino per questi ragazzi. Senz'altro un'emozione che si rinnova di anno in anno, però siamo anche molto soddisfatti dei risultati che ottengono i ragazzi uscendo. E Liliana, tu sei un po' proprio il deus ex machina di questi ragazzi, che senza di te, no, forse non sarebbero qui. No, il mio è un impegno con loro sicuramente, ma quello che tengo soprattutto è il rispetto del progetto. Cioè, i ragazzi devono fare delle cose ben fatte, rispettare il loro progetto che la giuria ha scelto, poi possono essere anche belli o brutti, non me ne importa niente. Mi interessa che ci sia un
come dire, in ogni loro outfit una conseguenza. Ecco, intanto che aspettiamo i risultati, io voglio chiedere al nostro presidente di Alta Roma, Silvia Venturini Fendi, un impegno ancora maggiore a favore dei giovani, presidente. Ma io penso che stiamo dimostrando che Roma può essere un palcoscenico internazionale per il lancio, per la promozione dei giovani. Il desiderio veramente più profondo di Alta Roma è che possa Roma diventare la capitale dello scouting. Bene, questo lo speriamo anche noi, anzi io ringrazio tutta la giuria per il lavoro e spero, non so se ci sono ancora i risultati, se sono pronti, perché è sempre difficile, la giuria ha sempre un compito difficile, scegliere i tre finalisti, oggi erano tutti bravi ragazzi, ma un ringraziamento speciale dobbiamo farlo a Andrea Lupo Lanzara, direttore dell'Accademia. Allora, nell'attesa, dici qualcosa su questi giovani, qualche piccolo backstage che non sappiamo? Un po' si è visto, credo, no? Ci sono delle personalità di grande rilievo, delle persone... Eccolo! Stavo cercando di fare le votazioni. Tu sei la terza generazione, questo non sì. È da poco. Non sembra per i capelli, però vedi, sì. No, stiamo facendo tantissime cose, devo dire che... un po' una partenza, no? Un decollo. È arrivato il momento, dopo un anno di fatica, anzi loro 3 anni di fatica, questi ragazzi che stanno qua. 4? No, voi 4, loro 3. Ah, loro sono loro, vabbè. Cazzo è figuraccia, proprio in diretta così. Vabbè, l'emozione, insomma, dai, l'emozione che anche per duro me. Lavoro e no, dura è l'emozione anche per me. No, ci tenevo a dire una cosa. Che abbiamo cominciato un processo di internazionalizzazione. Il Final Walk dell'anno scorso è in America, siamo stati a San Paolo, siamo stati in Paraguay, siamo stati in Cile. Quest'anno porteremo questo Final Walk, sempre grazie alle istituzioni probabilmente, in giro per l'Europa, in capitali importanti. E questa è una cosa molto importante perché dà l'opportunità ai giovani di farsi conoscere a livello internazionale. Per cui io, insomma, sono assolutamente fiero. In più, ci tenevo a ringraziare anche, ovviamente, tutto il corpo docente della scuola, se escono fuori con queste creazioni, anche grazie all'impegno e alla dedizione che ci mettono tutti i docenti, che stanno qua. E poi che dire... tantissimi progetti, ora il tempo, io sto in Accademia da 1 anno e mezzo, per cui non è che ho avuto poi così tanto tempo, ma è un bel gruppo, stiamo lavorando in maniera veramente coesa, per cui io sono strafiducioso per il futuro, veramente. Per cui speriamo bene, no? Noi siamo qua, la c'è, esiste, c'è da tanti anni e ci sarà per ancora tantissimi anni, per cui viva la vita e viva loro, esatto. Poi, e finalmente sono arrivati a i prendere nostri tempo. 3 finalisti, li posso 3. Annunciare? Allora, terza classificata, Sara Schiavo. Seconda classificata, Federica Croce. Primi classificati, Gabriele Litta e Ludovico Milani. Fede, foto con la modella. Allora ragazzi, Sara Schiavo qui per la premiazione. Brava, complimenti. Mettetevi qui per le foto. E ora la seconda classificata qui per la premiazione, Federica Croce.
E ora i primi classificati, tornate indietro ragazzi, Gabriele Litta, Ludovico Milani. Così state qui per le foto, per complimenti ragazzi, bravi. Grazie alla giuria, grazie a tutti gli ospiti intervenuti, grazie all'Accademia di Costume di Moda. Arrivederci al prossimo anno. Ciao.